Assessore, si parla oggi ad Ecomob di mobilità sostenibile, un tema molto caro alla Regione Abruzzo, in particolare al suo assessorato. Sì, voglio dire, noi come Regione Abruzzo siamo una regione all'avanguardia dal punto di vista della mobilità sostenibile, ma rispetto un po' a tutti i temi della sostenibilità. Tant'è che siamo stati anche menzionati da una classifica nazionale dell'ISPRA come la seconda regione d'Italia più performante dal punto di vista degli aspetti ambientali. La mobilità sostenibile è un pilastro importante della transizione ecologica. Noi abbiamo come Regione Abruzzo redatto un progetto importante, una rete, una maglia della mobilità sostenibile su scala regionale come strumento sia di trasporto ma anche come strumento per ridurre le emissioni di CO2 e quindi arrivare a quegli obiettivi climatici nobili che la comunità europea ci pone. È ovvio però, se oggi parliamo di mobilità sostenibile, dobbiamo parlare anche di energia sostenibile, quindi di energia da fonti rinnovabili. Purtroppo, lo dico con un po' di rammarico, c'è voluta una guerra quasi mondiale per capire che il nostro paese è dipendente dal punto di vista energetico da altri. Ed è un concetto assolutamente sbagliato e anche molto pericoloso, il che rende il nostro paese non autonomo e quindi che significa meno possibilità per le nostre imprese di essere meno competitive rispetto ad altre imprese del resto d'Europa, e quindi significa che dobbiamo intervenire in tal senso. Noi come Regione Abruzzo stiamo facendo la nostra parte, vogliamo investire nella mobilità sostenibile, ma di pari passo vogliamo investire nella produzione di energia da fonti rinnovabili, che comunque diventa un'opportunità da qui in avanti.